Bentrovati amici di Canale Europa ad un'altra puntata di Protagonisti in Rete. È con molto piacere che è qui con noi oggi Emilio Patella, segretario nazionale di UNASCA, Associazione Nazionale Autoscuole, parte di EFA, Federazione Europea Autoscuole. E allora Emilio, bentornato. Diciamo subito che tante sono le mail che sono arrivate in merito a questa sua presenza in Protagonisti in Rete, perché tante sono le difficoltà legate ai monopattini, abbiamo parlato anche molto di ritardi nel conseguimento delle patenti, tanti sono gli argomenti. Un argomento che ha colpito in particolar modo i nostri telespettatori è stato quello delle piste ciclabili, e le dico perché. Quest'estate finalmente abbiamo avuto un attimo di respiro post pandemia e comunque in tanti si sono trovati a diciamo percorrere delle piste ciclabili a doppio senso. Allora, la domanda è: quanto sono sicure dal momento che tanti runners comunque le frequentano, invece che stare sul marciapiede vanno a correre sulle piste ciclabili, che allora oltre al doppio senso hanno anche ulteriori ospiti? Beh, allora, per rispondere alla domanda bisogna fare una precisazione. Ci sono le piste ciclabili e poi sono state introdotte da poco le corsie ciclabili. Spesso si fa confusione non solo nella definizione, che non sarebbe importante, ma nella realtà. Se parliamo di pista ciclabile, quella che abbiamo sempre avuto, parliamo di uno spazio delimitato, normalmente con una doppia striscia continua, una gialla e una bianca, dove circolano soltanto le biciclette e adesso anche i monopattini. Ok. Quindi cominciamo a dire che lì i runner non dovrebbero starci, perché i runner dovrebbero stare sul marciapiede perché sono pedoni, o se corrono e ritengono di dover avere più spazio, andare più veloce, al limite dovrebbero stare sulla strada. La pista ciclabile di per sé è protetta, quindi il fatto che ci sia un doppio senso di circolazione delle biciclette, chiariamo, non dovrebbe costituire un grosso problema, perché lì comunque ci sono solo le biciclette. Il problema invece c'è, o meglio, problemi ci sono. Primo problema: dovrebbe essere una pista abbastanza larga per permettere la circolazione dei due sensi, altrimenti è chiaro che nascono situazioni di conflitto. Anche perché nella pista ciclabile le biciclette spesso viaggiano affiancate e lo possono fare. Ecco, ci stavo arrivando, perché oltre, allora intanto abbiamo definito pista ciclabile, poi dopo parliamo della corsia. Della corsia, pista ciclabile definita normalmente ovviamente a destra, definita da una doppia linea, una gialla, una bianca, dove c'è un doppio senso, i runner teoricamente non possono non stare. Non ci possono andare. Anzi, cioè, senza teoricamente. Senza teoricamente. Per normativa devono stare o sul marciapiede o sulla strada, diciamo, però è più consigliabile sul marciapiede. Cosa succede? Che, come diceva lei, però in tanti stanno affiancati, perché soprattutto quest'estate, ma è un momento ludico quello della bicicletta, certo. Quindi comunque, però questo diventa pericoloso quando la pista ciclabile è abbastanza contenuta. Sì, infatti dicevamo, è come se noi ragionassimo su una strada percorsa da autovetture. Se una strada non permette la circolazione in due sensi, diventa una strada a senso unico e quindi si va in una sola direzione. Gli urbanisti, cioè coloro che organizzano il traffico, dovrebbero, sicuramente lo faranno, spero, pensare alla stessa cosa. Se c'è spazio sufficiente si potrà percorrere in due sensi, altrimenti no. C'è un'altra cosa interessante: in verità non esiste un segnale specifico che ci dice che quella pista ciclabile ha doppio senso, non è mai stato fatto, lo dovranno fare a breve con il regolamento che regolerà le corsie ciclabili, di cui parleremo,
perché spesso e volentieri il ciclista non lo sa se quella pista che sta percorrendo è... Questo è molto vero, perché proprio in quella mail che è arrivata ci chiedeva di parlare di questo argomento, che peraltro comunque interessa molti che sono stati in vacanza e si sono trovati in questa situazione, c'era proprio un'altra postilla, ovvero quello che non era segnalato e che l'utente si è accorto, pensava di essere in infrazione, invece si è accorto proprio perché. Ma lei che idea si è fatto? Secondo lei cosa ne pensa? È una soluzione comunque, diciamo, comoda oppure allora, è un po' pericolosa? Beh, dipende sempre dalla conformazione del territorio e dell'urbanistica. Diciamo che può essere una buona soluzione perché molto spesso abbrevia i percorsi. Se noi abbiamo solo piste ciclabili a senso unico, spesso e volentieri uno per arrivare in un luogo deve fare un giro. Certo. E sappiamo tutti che non lo farà. Quindi di fatto andrà comunque contromano e comunque sì. utilizzerà. Quindi la si creano. O peggio ancora altri spazi meno sicuri contromano. Quindi è una soluzione. Naturalmente, come tutte le soluzioni, deve essere praticabile, quindi la larghezza, eccetera, e segnalata. E invece la corsia? Sulla corsia si aprono altri scenari. Intanto la corsia è recentissima, è stata introdotta lo scorso anno con un decreto molto discusso, perché era un decreto economico in cui sono state introdotte alcune norme di circolazione. Il Presidente della Repubblica si è molto arrabbiato e ha tirato le orecchie al Parlamento dicendo non lo fate mai più. Sicuramente il Parlamento ha pensato di ricorrere a questa via d'urgenza, forse non c'era questa necessità, e io credo che il passaggio successivo avrebbe dovuto essere informare su larga scala che sono state introdotte delle norme completamente nuove. E questo non è stato fatto, per cui la stragrande maggioranza degli utenti della strada non lo sa. Allora, cos'è una corsia ciclabile? A differenza della pista, che è esclusiva per le biciclette ed è protetta, dicevamo, sì, due strisce sì. che dicono sicuramente le auto, le moto qui non ci possono andare, la corsia invece è semplicemente tratteggiata. Spesso e volentieri i comuni addirittura la mettono in mezzo, quindi abbiamo i due sensi di marcia delle in auto, mezzo, e scusi, in mezzo alle due carreggiate. La corsia ciclabile, in mezzo alle due corsie per le auto. E abbiamo un esempio a Milano, Corso Buenos Aires, è stato sì. Ristretto le autovetture, sì. è stato ricavato uno spazio per il parcheggio delle auto, sì. subito dopo il parcheggio delle auto c'è la pista ciclabile, c'è la corsia ciclabile. Dopo la corsia ciclabile c'è lo spazio per i pedoni. Accidenti. Dopodiché c'è l'accesso ai garage, alle strade laterali. Qualche settimana fa, sì, due settimane fa, sono venuto a Milano, dovevo sì. entrare in un parcheggio, dovevo attraversare la pista ciclabile, ho fatto scendere mia moglie per controllare che per non erano le biciclette, perché quella corsia ciclabile era oscurata dalle macchine in sosta, certo, quindi diventava certo, veramente certo. pericoloso attraversarla. Prima di mettersi sulla strada, chiaramente bisogna informarsi, tenersi aggiornati. Oggi le possibilità di aggiornarsi, per fortuna, sono tante, rispetto al passato sì. sono tante. Voi state facendo un servizio pubblico meraviglioso, che è quello di fare trasmissioni dedicate. Ci sono tantissime notizie su Facebook, sui media, eccetera. Si può entrare in un'autoscuola, chiedere un minuto di tempo dell'insegnante. Beh, devo dire la verità, se si trova la disponibilità del Presidente Patella, che, è più facile. Io credo che quasi tutti i miei colleghi siano persone che fanno questo lavoro con grande passione, quindi non lo fanno solo perché devono far conseguire la patente, ma certo. sono consci del ruolo che hanno. Non si riesce ad immaginare quanto l'evoluzione del mondo delle autoscuole sia veramente sempre in cammino, e quindi digitiamo tutti sul sito per avere più informazioni. Grazie Emilio Patella Grazie per essere stato con noi. Arrivederci.